tela opera poetica, sta lì fuori, quindi potrete farvela anche dedicare dal Montale del 2017. Il disperso, cominciamo dal disperso, da questa figura esistenziale che è un po', possiamo dire, una targa o qualcosa che ti identifica, che identifica il tuo lavoro, ovvero farlo, eccetera. In una vecchia intervista dicevi addirittura che il disperso è così importante che tutti i tuoi lavori successivi avrebbero potuto chiamarsi il disperso, e raccoglieva un po' tutta la tua opera. Forse adesso non sei d'accordo con questa affermazione, ma sicuramente la ricerca esistenziale è il carattere fondamentale, la nota fondamentale del tuo lavoro poetico. Intanto grazie per tutte queste bellissime parole che non merito assolutamente, non prendetelo sul serio. Forse ho scritto, ho detto queste cose poco dopo aver pubblicato questo libro. Dopo ne sono venuti altri, come capita più o meno a tutti, e oggi non saprei dire se sono della stessa opinione, forse no. Forse mi piacerebbe chiamarlo, se ci fosse un libro complessivo, per un secondo un secolo, appunto per questo senso del tempo assolutamente improprio per come lo viviamo noi e per l'importanza che nella nostra vita ha. E io mi sento esattamente come il ragazzino che cominciava a scrivere a 15, 16, 17, 18 anni e si diceva chissà se ce la farò. E devo dirvi che continuo a pensare allo stesso modo. Tanto è vero che poi quest'anno ho avuto l'improntitudine di pubblicare delle poesie giovanili proprio perché mi sarebbe piaciuto incontrare quel ragazzino di allora che tutto sommato, a parte il colore dei capelli, non credo sia molto.